ragazzi, bentornati sul canale Hermes Motivation. Oggi vi vorrei parlare di un atleta che probabilmente nemmeno conoscete. È il nostro campione juniores dei 90 più, quindi dei pesi massimi qui in Italia. Ha vinto tre titoli nazionali. L'anno scorso è riuscito anche a vincere il Super Match con entrambe le braccia, sempre nella categoria juniores. Quindi è un atleta giovanissimo, è un atleta che pochissimi conoscono ed a prescindere. Aveva solamente questi meriti in Italia fino a pochi giorni fa, esattamente il mondiale che c'è proprio adesso, proprio questi giorni, che vi potete vedere sul canale YouTube della UAF, ma sono sicuro che pochi di voi vedono le trasferte molto incasinate, trasferte in cui purtroppo non riusciamo nemmeno a vedere tutti i tiri, però ho qui un piccolo montaggino dei tiri di Guglielmo Ighina, che è l'atleta di cui vi voglio parlare, che vi voglio introdurre, che secondo me merita tantissimo, merita sicuramente di essere conosciuto. Sta facendo queste sue prime esperienze importantissime e sta dimostrando che ne ha un sacco. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere i suoi tiri, facciamo una breve analisi e andatelo a seguire assolutamente su Instagram, vi lascio il suo Instagram scritto qui. Allora, abbiamo il braccio sinistro, che è stato fatto il primo giorno appunto di mondiale, qui categoria juniores 90 più, tira con l'atleta del Kazakistan, che fa una falsa partenza a Redigo, dopodiché ripartono e vanno alle cinghie. Guglielmo qui è convinto, sta benissimo, rising molto alto, nessun problema, l'impostazione con le cinghie pure è perfetta, infatti lo tiene con un leggero cupping, quindi connettendo il polso per poi andare lateralmente senza nessun problema, batte l'atleta kazako che è una delle nazioni più forti al mondo, ragazzi. Dopodiché l'atleta rumeno ha delle difficoltà ad impostarsi contro Guglielmo, di fatto qui vediamo la mano di Guglielmo che è parecchio più grande rispetto a quella di Stefan Marin, l'atleta rumeno. Che onestamente dall'impostazione non capisco che tipo di tiro voglia fare, al contrario di Guglielmo che sicuramente ha intenzione di andare in top roll, la buttò leggermente basso e cerca semplicemente di mantenerlo. A questo punto Stefan si sgancia andando alle cinghie, dunque parto alle cinghie, qui Guglielmo tranquillissimo se lo porta giù senza mantenerlo troppo. E tra l'altro Guglielmo ha fatto anche gli europei a maggio, in cui non è riuscito a fare bene. Allora, qui lo vediamo contro l'atleta armeno che lo mette veramente in difficoltà perché comunque ha un ottimo polso senza fare una chiusura completa, ma l'atleta armeno gli va sopra e alle cinghie però Guglielmo ha la meglio. Questa è stata una bella lotta, alle cinghie Guglielmo ha la meglio, prona molto ma molto bene. Proprio con il suo top basso, nonostante questo l'arbitro che personalmente vedo la prima volta gli dà un fallo, però qui fermo un attimo il video e gli dà quindi un secondo fallo a Guglielmo, però qui Guglielmo ha protestato, la nazionale italiana ha protestato e hanno dato ragione a Guglielmo Ighina che di fatto ha alzato il gomito una volta aver vinto, infatti mi sembra un tiro pulitissimo il suo, adesso lo rivediamo qui con le cinghie. Dunque parte in top basso trazionando tanto di dorsale e riesce ad averla meglio, senza dubbio. Nonostante questo, l'atleta armeno l'ha messo in difficoltà, in quanto anche lui ottimo back pressure, qui si sgancia contro il georgiano che se non erro è già campione mondiale. Ottima impostazione da parte di entrambi. Parte prima l'atleta georgiano, nonostante questo Guglielmo mantiene, però non riesce ad averla meglio. Qui abbiamo la semifinale contro l'atleta lituano che se non erro anche lui l'anno scorso si è qualificato a podio ai mondiali o comunque agli europei quest'anno sicuramente. Qui Guglielmo lo vediamo che è già scarico, rivedendo il tiro alle cinghie qui Guglielmo se la cava meglio, comunque vediamo che nettamente l'atleta lituano è superiore in back pressure. Qui
Quindi un terzo posto per Guglielmo ai mondiali, veramente pazzesco, terzo posto sinistro. Ragazzi, lui è più forte col braccio destro, infatti adesso lo vediamo col braccio destro e nel suo primo match ha nuovamente l'atleta armeno che col sinistro è stato bravissimo, nonostante questo non si è riuscito a qualificare al podio in quanto è stato battuto appunto da Guglielmo. Li vediamo partire qui, Guglielmo bello reattivo, va alle strap ed anche qui comunque parte bene, se lo traziona appunto in back pressure, lo vedo più alto con la mano destra che tira più in uno stile posting top roll. Qui si vede che ha sentito la debolezza del bicipite l'avversario lituano, appunto, che era diventato secondo col braccio sinistro e gli è entrato in gancio, gli è entrato laterale e è riuscito a flash pinarlo. Veramente, veramente ottimo. Per ora si sta facendo valere, è ancora più reattivo con il destro. Qui lo vediamo contro il Sudafrica, impostazione parecchio bassa, impostazione da top roll, velocissimo, velocissimo, veramente, ma veramente bravo. E dopo di questo tiro c'è stato quello con Giorgiano per andare in finale, quindi come proprio come col sinistro, però purtroppo nella diretta tutto ciò non si è visto, in quel pezzo la diretta ha iniziato a laggare, non si sono visti una serie di tiri, quindi so lì che Guglielmo ha perso, ma non è partito, non è riuscito ad essere altrettanto veloce, quindi ha dormito la partenza. In semifinale vediamo l'impostazione bassa di Guglielmo, parte velocissimo come anche l'atleta lituano, vanno alle cinghie a questo punto, ottima impostazione e lo traziona tranquillamente sempre con il dorsale, però gli viene dato un fallo a questo punto, quindi ripartono. Ottima impostazione di Guglielmo, secondo me anche un po' troppo sotto a livello di rising, però comunque vediamo anche l'atleta lituano che stava piazzato molto alto con la spalla e Guglielmo senza problemi va praticamente diretto lateralmente, lo traziona di dorso in quanto molto forte di dorso e va laterale quindi in trasversale vincendo questa semifinale, quindi poi la sera lo rivediamo in finale, la difficoltà nell'impostazione con l'atleta Giorgiano, con cui non l'abbiamo visto tirare prima della qualificazione. L'atleta Giorgiano questa volta ha la mano grande tanto quanto il nostro Guglielmo, se non ancora di più. Tra l'altro adesso vi inserisco anche delle foto di Guglielmo ed Oleg, che Oleg è un gigante, ha delle ottime leve, nonostante questo Guglielmo non è da meno, e nonostante anche la sua età in quanto ha solamente 17 anni. Guglielmo purtroppo prende un fallo nell'impostazione in referee's grip. L'arbitro ricomincia a metterli con la referees. Vi parlo anche dell'Europeo di Guglielmo, in cui ha fatto invece un sacco di errori, veramente veramente tanti errori. L'arbitro sta chiudendo le mani e qui si vede invece la condizione del polso dell'atleta Giorgiano che questa volta prende un fallo, quindi hanno un fallo a testa, Guglielmo in finale da perdente. E dunque ha fatto un sacco di errori veramente agli europei e si è corretto così tanto che ci sono persone che mi hanno scritto che non riescono veramente a crederci, che gli sembra di vedere un atleta diverso. Agli europei Guglielmo esplodeva emotivamente, mi piaceva un sacco, qualcuno stava lì a tenerlo, cosa che giustamente è esagerata, specialmente a una prima esperienza di questo tipo.
Però comunque sotto un punto di vista mi è piaciuto, però tecnicamente non mi è piaciuto affatto, cosa che invece ha corretto veramente al 100% o quasi a questo mondiale, in quanto qui comunque continuano ad avere problemi i referees e purtroppo ragazzi è un secondo fallo, siccome era in finale giustamente da perdente, è finita qua, diventa secondo. Quindi terzo di sinistro, secondo di destro, titoli pazzeschi per l'Italia, categoria juniores 90 più, veramente bravissimo. Spero davvero tanto di rivederti in forma ancora migliore alle prossime gare, Guglielmo. Sei un grande, bravissimo. Ti meriti tutto ciò e meriti ancora di più. È veramente un peccato per questa finale, però come mi hai detto tu stesso oggi, sei contento e va bene così. Grande. Ragazzi, il video finisce qui, mettete un like se vi è piaciuto, commentate perché cosa volete vedere, se appunto questo video vi è piaciuto avete da dire la vostra e ci vediamo al prossimo video.